se dovessimo immaginare la storia della filosofia del Novecento come Star Wars, Qui-Gon Jinn sarebbe senza dubbio Brentano, Obi-Wan sarebbe il suo allievo Husserl e Anakin sarebbe il suo allievo Heidegger, mentre Luke Skywalker è Sartre, allievo a sua volta di Heidegger. E questa metafora è vera sotto miliardi di punti di vista. Il Brentano era un prete cattolico, ed infatti è dalla filosofia scolastica di Occam che recupera l'intenzionalità, anche se smetterà di essere prete in polemica contro l'infallibilità papale. Possiamo considerare i suoi precursori Bolzano ed il suo ammiratore Cantor, secondo cui, sebbene la logica dipenda dalla psiche, essa è una proposizione in sé, quindi ha un significato logico indipendente dalla sua verità o falsità. Abbiamo anche le rappresentazioni in sé, che è un aspetto oggettivo e non esige la relazione con l'oggetto, e l'atto di un soggetto pensante, ed infine la verità in sé, ossia proposizioni valide, che siano pensate o meno. Dalle combinazioni di queste tre abbiamo ciò che permette il pensiero. Queste asserzioni non sono né vere né false, perché la verità è un dominio della matematica, mentre la conoscenza è soggettiva. Il Brentano recupera da Occam l'intensio, ossia la tensione della coscienza verso un oggetto. La nostra coscienza infatti è sempre tesa verso qualcosa, e gli universali non sono idee platoniche ma segni prodotti dall'anima delle cose di cui essi stessi sono il segno, così come il fumo è il segno del fuoco. L'intensio è appunto un concetto che si riferisce a qualcos'altro, che sta al suo posto, o stand di Jojo. La fenomenologia, secondo Hegel, che fu il primo a darle questo nome, si occupa dei fenomeni mentali così come si presentano alla coscienza. Il Brentano si propone di renderla una scienza vera e propria, distinta dalla psicologia fino ad allora presente, quella aristotelica, tanto che la chiama psicologia senza anima, senza per questo diventare ateo. Secondo lui, infatti, i fatti mentali sono di tre tipi: le rappresentazioni, ossia l'oggetto si presenta alla mente, il giudizio, in cui noi affermiamo o neghiamo una rappresentazione, nel sentimento invece o lo si ama o lo si odia. La filosofia brentaniana ha l'oggetto che è sempre reale, l'irrealtà esiste solo come riferimento indiretto nell'affermare o negare l'oggetto. Lui si distingue dalla psicologia fisiologica, dato che nella sua fenomenologia o psicognosia lui si occupa di atti mentali, che sono sempre consapevoli ed intenzionali, hanno sempre un fine, perché è la coscienza a darglielo. Brentano viene accusato di psicologismo, che è diverso dalla psicologia. Lo psicologismo è una fallacia logica e filosofica, in cui si pretende di ridurre tutta la realtà a dominio della psicologia. Si vuole spiegare tutto, anche la scienza o la biologia, la matematica o la logica, sulla base psicologica. Brentano viene accusato di questo perché lui analizza tutto nella sua rappresentazione mentale, ma risponde negando ciò, perché lui non si occupa della verità della tesi, ma di come queste si presentano al soggetto. L'oggetto che vediamo nella nostra testa non esiste finché non lo guardiamo, il tavolo nella tua testa, se smetti di pensarlo, non c'è più. Brentano non parla del tavolo reale, ma della tua rappresentazione. La scuola del Brentano era un circolo di intellettuali che furono suoi allievi, ed è tutta gente che diventerà famosissima. Abbiamo Freud, che fonderà la psicanalisi, e di cui abbiamo già parlato, abbiamo Kafka, Karl Stumpf, che fondò la scuola di Berlino, Meinong, che fondò la scuola di Graz, insegnando a Russell, abbiamo von Ebrenfels, non ho idea di come si pronunciano queste cose, che ha creato la psicologia del Gestalt, abbiamo Marty e Bühler, che svilupparono una teoria del linguaggio che influenzò Reinach, che sviluppò a sua volta la teoria degli atti linguistici, abbiamo Tardowski, che è considerato il padre della logica polacca, Steiner, che fondò l'antroposofia, ed infine abbiamo Husserl, colui che creerà la fenomenologia vera e propria. E per parlare di lui mi aiuterà una vera esperta di filosofia, Anna Liside. Con Husserl nasce un nuovo modo di fare filosofia che si chiama fenomenologia. Questo termine non viene coniato da Husserl, si trova già in Kant, anche in Hegel, ma nel suo sistema filosofico assume un significato e un ruolo assolutamente centrali ed innovativi. L'idea del metodo fenomenologico sorge in relazione alla polemica tra logicisti come Frege e psicologisti come Brentano, polemica che riguarda l'origine e la natura dei concetti logico-matematici. Secondo Husserl, i concetti devono avere origine dalla concreta esperienza vissuta, ossia da intuizioni della coscienza, senza però che questo implichi una negazione della loro natura ideale, della loro natura universale. Bene, questo riferimento ci serve per enucleare i punti chiave per il nostro discorso, ossia le nozioni di esperienza vissuta, coscienza, intuizioni. Porre infatti l'attenzione sui vissuti dei soggetti di percezione e conoscenza significa ristrutturare il rapporto tra io e mondo. Ed è da qui che possiamo cominciare per comprendere che cosa Husserl intenda con fenomenologia, perché questo implica anche capire qual è lo scopo ultimo della filosofia secondo il nostro filosofo.
L'ideale della vera filosofia consiste infatti nel realizzare la conoscenza della realtà, ma attenzione, non una conoscenza qualsiasi, una conoscenza non meglio qualificata o specificata, ma una conoscenza assoluta ottenuta sulla base di un fondamento che sia ultimo e che sia certo. La fenomenologia non è altro che il metodo che dobbiamo utilizzare per questo scopo. Bene, come possiamo procedere a livello pratico? Anzitutto ponendoci una domanda, un interrogativo che non è assolutamente nuovo nel panorama della storia della filosofia, in quanto affonda le sue radici proprio alle origini della filosofia, proprio nel pensiero greco. E la domanda è questa: che cosa vediamo realmente? Che cosa vediamo effettivamente quando gettiamo il nostro sguardo sulla realtà? Meglio ancora, che cosa ci si mostra? Quali evidenze ci si impongono? Che tipo di enti riempiono il nostro spettro visivo? Dato che la realtà si offre a noi, l'io e il mondo non devono essere considerati come entità separate, secondo la vecchia dicotomia soggetto-oggetto. Tantomeno dobbiamo pensare che la coscienza possa riassorbire in sé totalmente il mondo, come accade nell'idealismo, o peggio, che la natura possa spiegare anche il funzionamento dell'io, come se fosse un mero meccanismo psicologico. Piuttosto, dobbiamo riscoprire il modo in cui l'io e la realtà entrano in contatto, le modalità dei loro nessi, delle loro relazioni. L'io infatti è come uno spazio aperto, Husserl dice che l'io è come due braccia spalancate che permettono alle cose di manifestarsi nella loro evidenza, come fenomeni appunto, come apparenze, da phainomai, phainomena, le apparenze secondo l'etimologia greca. E quindi l'essere di questi fenomeni sta proprio nel loro venire incontro all'io, nell'imporsi come ciò che riempie la direzione intenzionale di quell'apertura al mondo. Ma i corpi, gli oggetti che noi percepiamo, non sono stabili, sono mutevoli, variabili, soggetti al cambiamento, e su una loro mera osservazione non potremmo mai basare una conoscenza solida, sicura, vera, certa del mondo. Questo già Platone lo sapeva benissimo, perché vedeva nell'eraclitismo un nodo problematico evidente in termini appunto di teoria della conoscenza, anche per la costruzione di una epistemologia coerente. Ma la fenomenologia ci aiuta, può aiutarci in questo senso, perché ci permette di liberarci dalle credenze e dalle opinioni sul mondo attraverso una procedura che consiste essenzialmente nell'epochè. Che cos'è l'epochè? L'epochè è la sospensione del giudizio sul mondo esterno, in modo da sostituire il nostro naturale atteggiamento verso il mondo con quello che chiama atteggiamento fenomenologico. Andiamo con ordine. Allora, l'epochè. L'epochè non è una negazione del mondo, assolutamente no. L'epochè non è nemmeno una messa in dubbio dell'esistenza del mondo, ma l'epochè significa non usare il nostro atteggiamento naturale, ovvero la tesi che questo mondo esiste, come se fosse un atteggiamento filosofico. Per questo, afferma Husserl, l'epochè, pur ricordando il procedimento di Cartesio del dubbio universale, se ne differenzia in modo radicale, perché non consiste in un vero e proprio dubbio sull'esistere del mondo, ma è un tentativo di dubbio. Mentre il dubbio cartesiano non dipende dal nostro arbitrio, ma dal decorso dell'esperienza stessa relativamente appunto al modo in cui i suoi contenuti si costituiscono, il tentativo di Husserl è ben diverso, perché l'epochè rientra nel campo delle nostre libertà, delle libertà conoscitive del soggetto. Questo significa che, sospendendo la credenza nella realtà stessa del mondo, il mondo diventa un contenuto fenomenico. È un contenuto che si dà alla coscienza del soggetto. Detto più semplicemente, quello che noi dobbiamo fare è guardare il mondo esterno sempre in relazione alle nostre esperienze vissute, non come una cosa in sé, come qualcosa che sia dato al di fuori di noi e che abbia quindi un significato in quanto tale, in quanto è qualcosa che si dà a prescindere dal soggetto. Questo per Husserl non accade mai, perché il mondo è sempre in connessione con il soggetto che lo sta percependo. Questo infatti implica che la conoscenza del dato, il mondo esiste, non è per nulla ovvia,
non è banale, ma è possibile solo in riferimento alla soggettività che conosce. Dobbiamo dunque guardare il mondo come ad un insieme di fenomeni che si presentano alla coscienza in relazione ad atti di percezione e di rappresentazione, dunque in relazione ad un vissuto particolare. Posso parlare delle cose non come qualche cosa che è in sé, ma come un mio vissuto intenzionale. Con ciò si torna alle cose stesse, secondo Husserl, alla loro essenza, in quanto l'evidenza è assunta come criterio fenomenologico di base, evidenza con la quale i contenuti intenzionati dalla coscienza si danno nella loro essenza in specifici atti intenzionali. Ora capiamo meglio a che cosa ci serve l'analisi fenomenologica. Essa infatti è necessaria per mettere tra parentesi l'oggetto naturale nella sua singolarità. L'analisi fenomenologica è necessaria per abbandonare quello che è il nostro atteggiamento naturale nei confronti del mondo, che ci porta a dire in maniera non problematica che il mondo esiste e stop. Ed è fondamentale l'analisi fenomenologica perché opera la riduzione eidetica che conduce alle essenze. Le essenze, infatti, per Husserl si danno solo nell'intuizione della coscienza. Io colgo l'essenza del mondo soltanto nel momento in cui la sto intuendo all'interno della soggettività percipiente. Le essenze, dunque, non sono altro che i correlati intenzionali degli atti di coscienza con cui noi esperiamo il mondo. Dopo l'epochè, il mondo non viene perso, ma continua ad apparirci esattamente come ci appariva prima, con una differenza però. Ha un diverso senso d'essere, secondo Husserl. Che cosa significa questa espressione? Senso d'essere significa che il mondo diventa una realtà per la coscienza, diventa qualcosa che appare ad essa. Posso parlare del mondo solo perché è un fenomeno che mi appare. La coscienza è dunque lo scenario in cui accade la manifestazione del mondo. Per questa via Husserl giunge alla fenomenologia pura, ovvero alla fenomenologia come scienza rigorosamente distinta da qualunque altra scienza, da qualunque altra disciplina. A distinguere una scienza empirica da una scienza non empirica concorrono due condizioni. La prima è una scienza di dati di fatto, la scienza empirica. La seconda, la scienza non empirica, è una scienza eidetica, è una scienza di essenze. Inoltre, mentre la prima è una scienza della realtà, la seconda è una scienza di fenomeni che non sono reali nello stesso modo in cui sono reali gli oggetti esterni. L'intuizione sensibile dovrà dunque essere trasformata in un vedere eidetico, in cui noi portiamo a datità originaria, cioè in cui noi vediamo, l'essenza dell'oggetto di quella intuizione. E con questo Husserl si distanzia nettamente dalle prospettive naturalistiche e anche dal positivismo. Il mondo e la realtà hanno senso se e solo se sono riferiti alla coscienza, che ha appunto la capacità di dare senso al mondo. Il programma di fondazione della conoscenza non si arresta al riconoscimento delle essenze. Le essenze infatti sono i correlati intenzionali degli atti di coscienza, lo dicevamo prima, e possono essere oggetto di riflessione. Possiamo in questo modo dirigere le nostre riflessioni sui nostri atti di coscienza e anche sui nostri atti di pensiero. In questo modo diventano oggetti di quella che Husserl chiama percezione immanente. E solo la percezione immanente è dotata per Husserl di evidenza assoluta. Questo è un punto centrale, perché significa che possiamo sospendere il giudizio sull'esistenza del mondo, ma non possiamo mai sospendere il giudizio sul fatto che noi stiamo pensando. Il mondo o qualunque altra cosa non importa. Abbiamo così ottenuto uno strumento, la percezione immanente, che garantisce necessariamente l'esistenza del suo oggetto, ossia del vissuto intenzionale della coscienza. Nato da una famiglia di ebrei liberali, matematico per vocazione, come l'ha definito Annalise de Husserl, può considerarsi un servitore dell'umanità, nel senso proprio del termine. Disse che senza Brentano non avrebbe scritto neanche una parola di filosofia. Come ha spiegato Annalise de Husserl, elabora la fenomenologia, che ha il compito di riscoprire il ruolo tra l'io e la realtà, chiedendosi come possono le leggi logiche entrare in relazione con i dati psichici soggettivi, senza perdere la loro oggettività, e come hanno fatto questi dati di fatto a conoscere concetti che non sono materiali. Dopo aver elaborato l'epochè, ciò che
resta il residuo e la base da cui ripartire per stabilire i criteri della conoscenza umana, elaborando una scienza rigorosa, teoretica, fondata, intuitiva, ma non oggettiva, per ovvie ragioni è soggettiva, solo che stavolta non rimaniamo con una sostanza immateriale e reale, l'io cartesiano, dato che la realtà è uno dei modi di porsi alla coscienza, ma un ego trascendentale, che è inseparabile dalle esperienze vissute, eliminando quindi il problema del solipsismo. Questa è detta egologia, lo studio dell'io, che è una delle branche che mi interessano. Quindi l'intenzionalità non è solo l'oggetto di studio della coscienza, ma è la coscienza stessa, che è sempre diretta verso qualcosa di diverso da sé. La fenomenologia deve studiare i principi primi e le essenze eidetiche. Egli distingue tra noesis, che è la direzione di tale flusso, il ricordare o il percepire verso un oggetto, e il noema, ossia l'oggetto considerato dalla riflessione nei suoi modi di darsi alla conoscenza. Questo è il percepito, il ricordato. Se l'oggetto è un albero, il noema sono tutti predicati dell'albero. La percezione di coscienza è immanente e immediata, mentre quella delle cose è trascendente. L'apparire e l'essere non coincidono per l'oggetto, ma coincidono per la conoscenza. C'è una frase che secondo me spiega benissimo la fenomenologia. Io posso avere il dubbio se l'albero che vedo sia reale o meno, ma non posso avere il dubbio sul fatto che sto vedendo un albero. Questa è la fenomenologia, che tramite l'intuizione eidetica ottiene le essenze, gli universali, si diceva in passato, tutti i modi possibili di darsi all'io, e nulla esiste al di fuori. Questo pone una problematica idealista, ed in effetti Husserl, man mano che passa il tempo, diventa strettamente platonista e si avvicina a posizioni idealistiche dicendo che il mondo è successivo all'io, ma critica l'assenza di oggettività, affermando che l'intersoggettività è possibile, non in quanto gli altri io sono percepiti, ma appercepiti. Mentre io percepisco il corpo di un'altra persona come oggetto, lo concepisco come corpo animato e per similitudine con la mia costituzione di corpo con una coscienza, appercepisco il suo ego come alter ego, altro ego. Husserl infatti tende di combinare la psicologia, la filosofia, la matematica per dare un fondamento solido alla conoscenza, chiara è l'influenza di Leibniz. Famoso il suo rapporto con Frege, che criticò Husserl senza in realtà averlo capito e anzi confondendolo con Weierstrass. Dato che lo accusò di psicologismo, e Husserl infatti nei suoi scritti evidenzia una fortissima critica allo psicologismo, al voler ridurre tutto a mere sensazioni ed effetti inconsci. L'errore degli psicologisti è quello di confondere le categorie formali con delle semplici sensibilità, che sono da queste influenzate. La logica, per Husserl, ha tre strati, come gli orchi e le cipolle, ognuno più lontano dalla coscienza. Il primo strato è la morfologia dei significati, che si occupa dei modi a priori con cui noi diamo un significato alle frasi. Diciamo che è una grammatica logica, con cui noi evitiamo il nonsenso. Quella che i logici moderni chiamano regole di formazione. Il secondo strato è la logica di conseguenza, che esplora tutte le possibili frasi vere, come il sillogismo, la logica proposizionale e quella dei predicati, che evita le contraddizioni, quella che in logica moderna si chiama regole di trasformazione. L'ultimo strato è quello metalogico, ossia le teorie di tutte le teorie possibili, che esplora tutte le teorie a priori possibili. La chiama teoria dei collettori, in cui un matematico può assegnare significati ai simboli e dedurre tutto quello che è possibile. Gli psicologisti quindi sbagliano perché confondono i campi della conoscenza. La psicologia pretende, se usata in questo modo, di dire come funziona la matematica, ma non può fornire le basi a se stessa. Si confondono le attività intenzionali, noesis, con gli oggetti, noemata, di tali intenzioni. Pensare al 3 è un processo neuropsicologico, ma il 3 non è un processo neuropsicologico, e questo è il grande problema dell'eliminativismo materialista oggi. Quindi si supera la concezione del suo maestro, per cui non c'è differenza tra oggetti e rappresentazioni, tanto che si dice che inesistenza deriva da esistenza in, cioè che non esiste fuori, ma dentro la psiche. La distinzione tra atto, oggetto e contenuto è ciò che permette di superare il Brentano, che aveva difficoltà a spiegare i pensieri inesistenti, tipo i centauri. Ma la direzione idealistica di Husserl convincerà alcuni dei suoi studenti di Monaco, influenzati da Scheler, a creare la fenomenologia realista. Ma Scheler in realtà aveva frainteso Husserl. Ricordiamo il significato di epoché, e soprattutto ricordiamo che distinguere i dati empirici e le forme categoriali non significa negare la realtà dietro i dati materiali. In ogni caso, quanto Husserl fosse idealista e fin dove è abbastanza controverso e in un certo senso opinabile, ma soprattutto irrilevante alla validità del suo progetto. E ora parliamo delle crisi delle scienze e dell'Europa. Gran parte della riflessione di Husserl si concentra su problemi gnoseologici che riguardano la teoria della conoscenza in generale, come abbiamo visto parlando delle relazioni tra il soggetto e il mondo esterno. Questa attenzione, questo interesse non è fine a se stesso, non è puramente teorico, poiché Husserl molto spesso precisa che la necessità di risolvere il problema conoscitivo gli deriva dalla volontà di sviluppare una filosofia che è diventata finalmente scienza rigorosa
permetta la realizzazione di una forma di vita razionale. Il fine è dunque la prassi, ristabilire quella connessione tra teoria e pratica che già gli antichi greci tenevano molto stretta. E se vogliamo, facendo una riflessione che va molto al di là del pensiero di Husserl, questo è il motivo, uno dei motivi dominanti per cui ci si interessa, ci si occupa, si studia filosofia. Se ciò che conosco non mi aiuta ad essere, diventare una persona migliore, non mi aiuta a rendere migliori la mia vita, ciò che mi circonda, anche le relazioni con le persone con cui vengo in contatto, allora tutto questo sapere è come un grande castello dorato che rimane però chiuso, inaccessibile, un tesoro che posso solo contemplare ma che alla fine non mi serve proprio a niente nella mia vita. Dunque la prassi è fondamentale anche nella fenomenologia di Husserl ed è in vista di questo obiettivo che ha portato avanti la sua battaglia contro lo psicologismo e contro tutte quelle posizioni che travisano in senso ad esempio empiristico la teoria della conoscenza. In questo modo infatti esse hanno rappresentato un grande ostacolo per lo sviluppo della filosofia come scienza perché hanno impedito il realizzarsi dell'idea che secondo Husserl è la più forte, la più potente, quella che chiama idea irresistibile dell'intera vita moderna, ovvero l'idea di una scienza come realizzazione della ragione umana stessa. E dunque, dal momento che stiamo parlando di una filosofia come scienza, dobbiamo chiarire che cosa si intende con scienza, e il riferimento più diretto è appunto alle scienze dure, ed è questo appunto quello che fa anche Husserl. Infatti, la correlazione tra progresso e scienza viene indagata nel libro La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, un libro del 1936 che è l'opera che ha impegnato Husserl dalla metà quindi degli anni 30 del Novecento fino alla sua morte. Che cosa intende quando parla di crisi delle scienze europee? Questo punto è importantissimo, non deve assolutamente essere capito male o frainteso perché porterebbe a posizioni che non hanno alcun senso. Allora, non si tratta, sottolineiamolo molto bene, non si tratta di una crisi dei risultati delle scienze. Husserl non mette assolutamente in dubbio la validità dei risultati delle scienze, come ad esempio la fisica o la biologia. Non si tratta nemmeno di una crisi nel senso di carenza, deficienza dal punto di vista teoretico, quindi dei metodi delle scienze, non è nemmeno questo. Che cosa intende come crisi? Allora, la crisi riguarda il significato, il senso che noi attribuiamo al concetto di scientificità. Crisi dovuta al fatto che le scienze limitano l'ambito di quello che può essere sottoposto ad analisi razionale, escludendo ciò che è più importante, ciò che è vitale per noi uomini, quello che Husserl chiama mondo della vita, un altro concetto molto importante all'interno della fenomenologia. La riflessione sulle scienze è così importante perché condurrà Husserl a dare un secondo significato a questo concetto, a mondo della vita. Fino ad ora, infatti, l'abbiamo visto in relazione alla teoria della conoscenza, perché con mondo della vita si intende il mondo che ci è dato nell'intuizione. Quindi fondamento però dimenticato dell'indagine scientifica stessa. E vedremo che appunto assume un'altra valenza molto molto importante. Alle origini della crisi, che cosa c'è? Perché si parla di crisi delle scienze? Si parla di crisi delle scienze perché ad un tratto nella storia c'è stato qualcuno che ha iniziato a matematizzare la natura. Dunque, se la natura è in se stessa una realtà matematica e dunque quantitativa, non qualitativa, come era nelle filosofie della natura antiche, da Aristotele in poi, tutta la verità della vita, tutta quella vita prescientifica, tutta quella vita extrascientifica, perde valore. Ma non è sempre stato così. Infatti la scienza non ha sempre inteso la sua esigenza di obiettività in modo tale da, scrive Husserl, bandire gli interrogativi specificatamente umani e considerarli dunque come qualcosa che non interessa alla scienza. Tutto l'opposto, perché quando la scienza è sorta significava tutt'altro. La scienza è sorta insieme alla filosofia. La scienza nasce dall'idea della filosofia come conoscenza razionale e universale. La scienza è una costola della filosofia, quindi come conoscenza razionale e universale della totalità dell'essere e dunque non solo del mondo esterno della natura, ma anche di ciò che interessa l'esistenza concreta degli uomini.
ma ad un certo punto nella storia è successo qualcosa e il compito che Husserl si propone adesso è proprio quello di una considerazione storico-critica, quindi un'indagine proprio storica che vada ad individuare l'origine di questa crisi. L'origine della crisi è Galileo. Galileo che parla del mondo delle idealità matematiche come appunto l'unico mondo reale. La prima conseguenza della scienza moderna è la fondazione di una forma di dualismo tra natura, che è appunto l'oggetto, e il mondo psichico, il soggetto. Cartesio viene considerato il vero fondatore della filosofia moderna, appunto che intende il cogito come residuo del mondo. Una critica analoga viene mossa anche a Kant, il cui errore, secondo Husserl, sta nell'aver inteso il rapporto sensibilità-intelletto in modo del tutto scorretto. Per Husserl, infatti, ci sono due modi possibili di considerare il mondo della vita. Qui veniamo appunto all'importanza dell'analisi sulle scienze per comprendere questo concetto fenomenologico. Perché da un lato il mondo della vita è il mondo della tradizione storico-culturale in cui ci troviamo, è la storia della filosofia fondamentalmente, un orizzonte impossibile da trascendere in quanto non è solo storia della filosofia ma è storia di tutta la cultura, e tuttavia è un orizzonte relativo, storicamente determinato a dei precisi eventi. Dall'altro lato però, malgrado, nonostante, a dispetto della sua relatività, ha comunque una sua struttura universale, assolutamente irriducibile ai singoli eventi. Vi sono cioè delle evidenze strutturali del mondo della vita che sono comuni a tutti gli uomini e che poi permettono anche a loro di comprendersi. A questo secondo modo di intendere il mondo della vita si lega l'ultimo compito che Husserl assegna alla fenomenologia, che è appunto quello di costruire una ontologia del mondo della vita. E dunque dobbiamo ricordare ciò che la scienza ha dimenticato. La scienza ha dimenticato che all'origine della tradizione da cui è nata vi era l'esigenza di conoscere scientificamente proprio quella dimensione dell'esperienza che adesso essa considera una semplice apparenza. Poiché ciascun evento umano è parte di una tradizione, si rende necessaria una comprensione critica della storia proprio nel suo complesso, in relazione alla nascita della scienza moderna. Questa comprensione è compito del filosofo che, in quanto realizza una fondazione originaria, diventa funzionario dell'umanità. Dunque, per uscire dalla crisi del presente bisogna ritornare al fine originario, ritornare al vero essere dell'umanità, già presente chiaramente nell'eredità dei primi filosofi greci, ossia bisogna recuperare il loro sguardo disinteressato sulle cose, in chiave però fenomenologica, rintracciando nella soggettività trascendentale quel fondamento che rende ogni sapere possibile, attuabile, concretizzabile. Costruire dunque una ontologia del mondo della vita significa, in modo molto più semplice, far riferimento alla vita che esperisce il mondo prima di qualsiasi formazione categoriale e valutativa e di giudizio. La fenomenologia dunque, in quanto riflessione del soggetto conoscente su se stesso e sulla propria vita conoscitiva, può tornare alla sorgente ultima delle conoscenze e può costruire per questa via una filosofia universale. E dunque la fenomenologia diventa proprio l'anello, la garanzia attraverso cui la filosofia stessa può recuperare il suo fine di ricerca e realizzazione di un'umanità integralmente fondata sulla ragione. E dunque, in tutto questo percorso, chiaramente le scienze hanno la loro importanza, ma le scienze non devono essere considerate come l'unico ambito possibile dell'esercizio della razionalità umana. Il compito, infatti, è quello di estendere ad una filosofia scientifica l'uso della razionalità umana. E in questo, per questo obiettivo, il recupero e l'uso della storia della filosofia ha, secondo Husserl, un ruolo centrale. Non si può fare filosofia in nessun modo senza partire e conoscere e rielaborare la storia della filosofia.
Husserl fu profetico nell'intravedere in questa crisi anche un fattore politico. Oggi l'ultradestra ha stuprato il povero Husserl, facendone profeta di chissà quale invasione islamica e crisi dei valori tradizionali senza aver capito assolutamente nulla. Ed in particolare i nazisti, che perseguitarono Husserl per le sue origini. Particolare il rapporto con Heidegger, suo allievo. Non parleremo della politica di Heidegger, perché questo è materiale per un prossimo video di filosofia, ma c'è stato un grande calunniare accusando l'allievo di aver tradito il maestro per prenderne il posto. In realtà Heidi era diventato sostituto di Husserl molto prima che i nazisti diventassero quello che erano diventati. Husserl stesso lo aveva prescelto. Heidi sviluppa una filosofia ben presto distinta da quella del suo maestro, in cui l'intenzionalità diventa la cura e in cui la fenomenologia deve essere superata attraverso la conoscenza dell'essere che sta dietro. E i due si criticarono, ma questo è normale tra filosofi. Heidi ha sempre ribadito quanto era debitore di Husserl, tanto che essere e tempo lo ha dedicato al suo maestro. Questo non significa che Heidi fosse un santo. Sicuramente togliere la dedica al suo maestro nelle edizioni successive fu una carognata, e la rimozione dell'insegnamento di Husserl fu fatta mentre lui era rettore, però dobbiamo chiederci quanto un uomo potesse realisticamente fare. A posteriori, lontano dai casini, su internet tutti quanti sono Superman. Oltre ad Heidi, Husserl ebbe altri allievi che divennero celebri ed influenzò in generale moltissimi pensatori. Si pensi a Sellars, fondatore della scuola di Pittsburgh, allievo di Farber, che era allievo di Husserl. Si pensi a Jaspers, Barthes, Levinas, a Marcel, Sartre, che identificava l'intenzionalità con la coscienza, la Arendt, allievi di Heidegger. Gödel aveva letto le meditazioni cartesiane e le aveva adorate. Gesset disse che Husserl lo aveva liberato dalla sua visione neocantiana ristretta. Scheler estese il metodo di Husserl studiando i valori, oggetti specifici nell'esperienza emotiva, rendendo le emozioni intenzionali e affermando che il mondo dei valori è oggettivo, con delle leggi a priori, basato sulle leggi del gradevole e dello sgradevole, e andando oltre verso i valori religiosi che distinguono tra sacro e profano, ed il suo pensiero influenzò il futuro Papa Giovanni Paolo II, che infatti cita la fenomenologia nel suo scritto in cui combina con l'etica atomistica, persona e atto. Binswanger usò la fenomenologia in psicologia per penetrare il fenomeno del mondo del malato di mente. Molti hanno fatto notare le somiglianze tra Husserl e il taoismo o il buddismo zen. Husserl è oggi considerato il padre della psicologia cognitiva e dell'intelligenza artificiale. Senza di lui, infatti, queste cose non le avremmo così come le abbiamo oggi, così come l'ermeneutica, lo strutturalismo, l'esistenzialismo, il costruttivismo, il decostruzionismo, la psichiatria fenomenologica, che è una delle branche filosofiche a cui appartengo, ed infatti Husserl è stato un'importante influenza anche su di me. Vi lascio il link Amazon delle ricerche logiche e delle meditazioni cartesiane di Husserl in descrizione. Si ringrazia Anna Liside per averci spiegato così bene Husserl e vi invito a visitare il suo canale per lezioni di filosofia infinitamente migliori delle mie. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. Se questo video ti è piaciuto, ti metti a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.